Ciao Acquaponici, bentornati sul canale. Oggi vi andremo a raccontare come gestire il periodo di frega all'interno del vostro impianto acquaponico, periodo di frega dei vostri pesci rossi, e come raccogliere adeguatamente le uova prodotte. Successivamente vedremo come effettuare una corretta schiusa delle uova e come gestire l'accrescimento delle nostre larve fino allo stadio di avannotto. Ma andiamo con ordine e partiamo con i valori ottimali per il periodo di frega. Bene, per effettuare una corretta riproduzione nel vostro impianto acquaponico, la cosa più importante sarà controllare il pH, ovvero garantire un corretto pH per il benessere del pesce. Quindi dovremo cercare di avere un pH più sul basico, verso 7,5-8, in modo da favorire appieno la riproduzione dei nostri pesci. Inoltre sarà importante introdurre all'interno della vostra vasca del tessuto, del materiale inerte o del materiale di plastica, come ad esempio il telo ombreggiante, in modo tale che i pesci andranno a depositare le uova sopra questo materiale. Va benissimo anche delle piante ripariali, in quanto l'apparato radicale sarà ottimo appunto per permettere l'ancoraggio delle uova da parte dei pesci. Inoltre un altro aspetto molto importante da considerare è che una volta che sarà iniziata la frega, che tendenzialmente inizierà verso a questa altitudine in Emilia Romagna, verso più o meno inizio aprile, metà aprile, quando la temperatura dell'acqua sarà intorno ai 17-18 gradi, e quindi una volta che sarà iniziata sarà importante che una volta ogni due ore all'incirca voi togliate questi teli ombreggianti o le piante per metterne di nuovo, in modo tale da evitare che i pesci vadano a mangiarsi le loro stesse uova. Tendenzialmente la frega ha una durata di 48 ore, di solito inizia verso l'alba, e una cosa importante da tenere in considerazione è che fenomeni atmosferici come temporali o altri eventi stressanti, come ad esempio la manipolazione del pesce, ovvero lo spostare i riproduttori da una vasca all'altra, può innescare appunto l'inizio della riproduzione. Nonostante l'apparente disordine che potete notare nella vasca, in realtà questa è una situazione voluta. Infatti potete notare che al suo interno sono presenti tutti i materiali, come ad esempio i teli ombreggianti o le piante ripariali, sulle quali si sono state deposte appunto le uova. E una cosa molto importante da fare è cercare di stendere il più possibile questi teli, mettere comunque le uova direttamente sotto la luce del sole, in modo tale che la luce del sole possa irradiare queste uova, riscaldarle, in modo da favorire una schiusa nel più breve tempo possibile. E inoltre sempre la luce del sole aiuterà a infastidire e a limitare la crescita della saprolegna, che è appunto una malattia micotica che va a colpire soprattutto le uova dei pesci, causando un'elevata mortalità. Inoltre la comparsa della saprolegna può essere ridotta o comunque debellata andando anticipatamente a introdurre delle foglie di catappa o comunque sostanze che rilascino tannini e acidi umici, in modo tale da appunto andare a contrastare la comparsa di questa saprolegna. Un rapporto ottimale da utilizzare nel caso in cui andrete a utilizzare foglie di catappa è di usare una foglia di catappa di circa 20 cm ogni 50 litri della vostra vasca. Una volta che sarà avvenuta la schiusa delle vostre uova, che tendenzialmente avverrà entro 3 giorni, massimo una settimana, vi ritroverete con delle larve. Le larve avranno ancora il sacco vitellino, il quale per i pesci rossi viene assorbito di solito entro tendenzialmente 3-4 giorni. Dopodiché le larve inizieranno ad alimentarsi con infusori paramecii, che sono i microorganismi più piccoli presenti all'interno dell'ambiente acquatico, per passare successivamente, entro poche settimane, all'alimentazione dello zooplancton, in particolare ad esempio Daphne, Ialele e Ostracodi. Per quanto riguarda i teli che avete utilizzato per raccogliere le uova, noi consigliamo vivamente di mantenerli all'interno del vostro specchio d'acqua, in quanto questi hanno diverse funzioni. Innanzitutto servono per aumentare la superficie di biofiltrazione, in quanto appunto su di essi si andrà a sviluppare tutti i vari batteri nitrificanti. Inoltre serviranno appunto per favorire lo sviluppo anche di microrganismi. E terzo, avranno anche una funzione di dare riparo ai vostri avannotti, in quanto col tempo si creeranno le famose teste e code, ovvero pesci della stessa età ma alcuni saranno più grandi rispetto ad altri. Quindi sarà importante dare un riparo ai pesci più piccoli in modo da aumentare le possibilità di sopravvivenza.
in questo caso, una volta che gli avvenanti avranno raggiunto un mese e mezzo di vita, sarà importante iniziare a fare lo svezzamento, ovvero iniziare a somministrare piccole quantità di mangime secco da alternare alla somministrazione di zooplancton. Come mangime è consigliabile utilizzare una granulometria molto fine. Di solito quello che si fa è utilizzare una granulometria che rappresenti appunto il 20% della grandezza della bocca del pesce. In questo caso noi utilizziamo un mangime molto fine che sembra quasi che ha l'aspetto, diciamo, di una polvere. E sono mangimi che comunque, come esempio, mangimi della sera che si possono trovare comodamente in commercio, e se siete interessati qua sotto vi lasciamo il link in descrizione. E quindi, come abbiamo detto prima, sarà importante iniziare ad alternare in modo tale da non causare un brusco passaggio da mangime vivo a mangime secco, ma appunto fare una somministrazione parziale nel tempo, in modo tale da arrivare, quando saranno più adulti, a somministrare praticamente solo mangime secco e limitare la somministrazione di mangime vivo una volta, massimo due volte a settimana. In questo caso all'interno della nostra vasca abbiamo all'incirca tra i 2 e i 300 avannotti, quindi quello che si fa quando si va a somministrare del mangime vivo è semplicemente andare a guardare se il mangime che avevamo somministrato la volta prima è ancora presente in vasca. Tendenzialmente con questa densità io vado a somministrare il mangime vivo una volta al giorno, in quanto appunto viene immediatamente predato. E come quantità si va molto ad occhio, e in generale la regola è che almeno una volta al giorno appunto si fa somministrare del mangime vivo, in modo tale da essere sicuri che all'incirca tutti quanti gli avannotti possono cibarsene. Ovviamente Acquaponici vi vogliamo ricordare che recentemente abbiamo pubblicato sul nostro sito, nell'area blog, un articolo specifico su come allevare pesci rossi. In particolare non dimenticate che all'interno della vostra vasca di accrescimento avrete bisogno, oltre che di piante per la fitodepurazione, anche di un filtro dedicato, in questo caso un filtro ad aria stampato in 3D, che sono quelli che vi abbiamo mostrato recentemente sugli ultimi video. Per qualsiasi dubbio o curiosità non esitate a scriverci qua sotto nei commenti. Detto questo, non dimenticate di iscrivervi al canale e noi ci vediamo molto presto con i prossimi video. Ciao! Ciao.